Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia, la grande raga. Ragazzi, come già vedete, qui ci sono delle zucchine, all'incirca 400 grammi. Che cosa dobbiamo fare con queste zucchine? Dobbiamo andare a fare delle buonissime polpette con friggitrice ad aria. Allora, per prima cosa, ovviamente le togliamo le estremità della zucchina, la laviamo, l'asciughiamo. E andiamo adesso a grattugiare la zucchina. Una volta che abbiamo grattugiato la nostra zucchina, andiamo a colare, quindi andiamo a togliere tutto l'eccesso del liquido, guardate. Una volta che abbiamo tolto tutto l'eccesso, adesso prendiamo una coppettina e andiamo a svuotare il tutto, e cominciamo a condire. Allora, ragazzi, a questo punto non ci rimane che inserire un po' di sale a piacere, 60 grammi di parmigiano più 60 grammi di pangrattato. Andiamo a inserire un uovo intero e andiamo ad amalgamare il tutto. Una volta che abbiamo amalgamato per bene, adesso andiamo a inserire, io andrò a inserire 150 grammi di macinato, che mi sono rimaste delle polpette già condito, e le andiamo a inserire dentro. E a parte quello, andiamo a inserire 70 grammi di mozzarella che facciamo a pezzettini. A questo punto andiamo a impastare il tutto. A questo punto preleviamo un po' di impasto e formiamo delle palline, guardate, e le andiamo a inserire nel nostro cestello della nostra friggitrice ad aria. Una volta che abbiamo formato tutte le palline, adesso prendiamo un po' di olio di semi e andiamo a spennellare le polpette. A questo punto siamo pronti per inserire il nostro cestello in friggitrice e mettiamo a 200 gradi per 14 minuti, però al settimo minuto andiamo a controllare le nostre polpette, le rigiriamo dall'altra parte e aspettiamo altri 7 minuti, ok? Ebbene ragazzi, abbiamo cotto le nostre polpette macinato e mozzarella, guardate un po' che bontà, come sono venuti benissimo, guardate. Bruciano un po', però sono buonissime! Che ne dite? Detto questo e fatto questo, non mi rimane che salutarvi e ci vediamo alla prossima. E come dico sempre, buon appetito!